eccoci qua di nuovo insieme dopo una settimana con il nostro secondo podcast. E felice di essere qui con te in questo spazio dedicato alla psicologia positiva e ovviamente ringraziandoti per il tuo contributo. La settimana scorsa abbiamo iniziato con questa serie di podcast e abbiamo parlato di che cos'è la psicologia positiva e cosa non lo è. Vi do quindi il benvenuto a questo nuovo spazio per parlare su come mettere in pratica la psicologia positiva. Metti in pratica la psicologia positiva, un podcast per potenziare il benessere e la nostra felicità con Roberta Ardito e Maurizio Sanguinetti dell'Istituto Europeo di Psicologia Positiva. Scopri di più su yep.es/it. Ciao a tutti e benvenuto Maurizio, come stai? Tutto bene? Molto bene, grazie, davvero felice di essere anche oggi qui con te. Bene, bene. Come dicevo prima, la settimana scorsa abbiamo introdotto la psicologia positiva, che sarà la base di tutti i nostri podcast. Cercare di comprendere sempre di più, soprattutto in come poterla mettere in pratica in maniera semplice nella nostra vita quotidiana. E oggi parleremo di un argomento con un titolo abbastanza particolare. Stiamo appunto parlando dell'ottimalismo verso il perfezionismo. E se per te va bene, partirei prima nel parlare del perfezionismo, perché ultimamente siamo diventati così perfezionisti, cioè come mai? Come mai? Sì, perché ci hanno insegnato, educato fin da bambini a incarnare questa qualità, cioè la tendenza che fino all'ultimo dobbiamo essere perfetti. Eh? C'è un mio amico, collega psicologo, che nelle sue conferenze ripete sempre che i genitori ci insegnano 8 cose meravigliose e poi 2 non così belle. Perché come sappiamo purtroppo i bambini non vengono con il manuale di istruzione. No, no. E all'interno appunto delle 2 cose non così costruttive a livello educativo, diciamo probabilmente una ha a che fare con questa rigidità, ovvero indurre alla cultura del massimo sforzo e volere sempre l'eccellenza dai nostri figli. Io mi trovo spesso con famiglie che mi dicono in sessione, per esempio, che i bambini hanno il dovere di prendere un bel voto, perché altrimenti non c'è nessun premio, nessun festeggiamento. E guardate che lo facciamo con le nostre migliori intenzioni, lo facciamo dall'amore verso i nostri figli, insomma dall'affetto nel cercare che nostro figlio o nostra figlia abbia un buon futuro, che sia autonomo, abbia una stabilità e abbia una bella vita agiata senza problemi. Tutto questo fa parte delle nostre buone intenzioni, ma a volte un po' la pressione sociale oppure la pressione a scuola o altri elementi del contesto ci portano a volere sempre il meglio. E quindi piano piano alla fine quei messaggi iniziano a consolidare una personalità nei nostri figli abbastanza rigida e molto autoesigente. Poi ci sono certe frasi che anche se non le percepiamo come tali possono essere davvero distruttive. E questo lo ricordo per esempio in un caso dove un bambino che prendeva sempre dei voti altissimi e una volta che aveva preso 7 era stata davvero una catastrofe in tutti, a casa, insomma per tutti. Il messaggio che gli avevano trasmesso è che quel 7 l'aveva ottenuto perché non si era sforzato abbastanza, che quel 7 insomma lo poteva prendere tranquillamente senza quasi neanche studiare, insomma. Quindi la prossima volta era importantissimo che si sforzasse molto di più per prendere di nuovo un voto molto molto più alto. Quindi quello che voglio far capire è che senza volere trasmettiamo indirettamente quei messaggi e lo facciamo, ripeto, con le nostre migliori intenzioni. Ma nello stesso momento stanno anche consolidando quel tipo di autostima, ovvero non mi sento sicuro se non faccio tutto alla perfezione. E questo non succede soltanto in casa, nelle aziende vediamo spessissimo casi di persone che vengono da noi e che supportiamo in processi di cambiamento. Infatti proprio l'altro giorno ero in sessione con una direttrice risorse umane di una importante società di assicurazioni e lei mi raccontava che non si sentiva assolutamente a suo agio, anzi percepiva un certo malessere sapendo che ogni fine anno i feedback di ogni dipendente dell'azienda si focalizzava esclusivamente su tutto quello che non erano riusciti a fare alla perfezione o eccellente durante tutto l'anno. Quindi all'interno dei vari questionari non ti lasciavano neanche scrivere solo, cioè ti lasciavano scrivere solo su quello che dovresti mettere più impegno e sforzarti di più. Quindi non viene preso minimamente in considerazione cosa hai fatto bene, ma nemmeno quello che hai fatto davvero veramente bene. Parte positiva. Insomma. Assolutamente, assolutamente. Quindi si parla solo ed esclusivamente di quello che devi ancora raggiungere per arrivare all'eccellenza.
Per questo alla fine arriva quella pressione psicologica ed emotiva che purtroppo molte persone sentono, quelle che tendono al perfezionismo. Infatti questa idea che ci portiamo dall'infanzia la trasferiamo anche all'età adulta, infatti. È come avere un programma registrato a livello inconscio nella nostra mente, come la storia di essere sempre dei bravi alunni a scuola, un alunno modello, oppure essere sempre educati. Probabilmente da adulti tenderemo a quel perfezionismo e questo capita non solo appunto a livello professionale ma anche a livello personale. Per esempio, ti faccio, no, l'esempio del dover dire sempre la cosa giusta, oppure quando una persona è triste, oppure il consiglio giusto da dare a una persona che è in difficoltà. Ok, quindi in questo caso la potenzialità di cui stiamo parlando, sai che noi associamo sempre i comportamenti con le potenzialità personali, studiate appunto dalla psicologia positiva, e della potenzialità della qualità, ovvero provare piacere verso le cose fatte bene, quello che chiamiamo insomma amore per l'eccellenza. Sì. Ok? Dobbiamo sapere che questa potenzialità possiamo trovarla, manifestarla in tre livelli. Possiamo averla poco presente e l'hanno quelle persone di solito che non interessa più di tanto che un lavoro sia finito per bene e non stanno minimamente attenti ai dettagli, per cui fanno le cose velocemente per finire il prima prima possibile. Poi possiamo averle presente in equilibrio, ovvero sappiamo differenziare le cose importanti da quelle non importanti e a quelle cose che sappiamo che sono importanti essere flessibili ottenendo quell'eccellenza per un lavoro appunto fatto bene. E poi abbiamo quelle persone che hanno questa potenzialità troppo presente e solitamente sono persone che rimangono bloccate letteralmente sui dettagli o quando le cose non sono perfette secondo il loro punto di vista. E questo attiva in loro molta ansia. Anzi, sì. Quindi è importante mantenere flessibilmente in equilibrio questa potenzialità nelle nostre vite a seconda della situazione e del contesto. Ok? Per questo motivo l'invito che faccio alle persone che ci stanno ascoltando è di dare importanza, valore e apprezzare anche i feedback positivi e non solo quindi i feedback negativi. Facendo un'ulteriore analisi sulla presenza equilibrata o meno della qualità, dobbiamo essere consapevoli anche che quando una persona ha una tendenza verso il perfezionismo, è molto probabile che l'abbia aiutato in molte cose nella sua vita. Quindi questo valore del perfezionismo è stato spesso adattivo, quindi che ti è stato utile e hai raggiunto dei risultati rinforzanti grazie a questa qualità. Ok, questo va Certo. benissimo, è meraviglioso, ma solo che in qualche occasione notiamo che stiamo avendo difficoltà in un determinato contesto e che non stiamo raggiungendo il livello di qualità desiderato, ok? Ovvero quando notiamo che stiamo eccedendo troppo e il livello emotivo si sente, c'è troppa pressione, quindi bisogna moderarla con qualche strategia che ci permetta di essere più flessibili nei propri comportamenti. Ma Certo. questo ovviamente può capitare, come spesso accade con una potenzialità che mi piace, con la quale mi sento identificato, no? Che mi identifico e dove appunto ho raggiunto tante cose belle nella mia vita. Molto bene, quindi è più chiaro che in generale nessuno di noi è Già. perfetto, che dobbiamo cercare di abbassare quel grado di qualità, da quello che sto capendo, no? O almeno cercare di averla in equilibrio come abbiamo parlato finora. Ma invece, cos'è l'ottimalismo? Perché credo che sia una parola che non si utilizzi troppo, cioè almeno per quanto mi riguarda. Ecco, Bene, certo, sì, andiamo subito a rompere questa tensione e curiosità riguardo sì. questo termine particolare. Grazie. L'ottimalismo è un concetto introdotto da Tal Ben-Shahar, che è un professore di psicologia all'Università di Harvard. Lui è davvero molto famoso ed è seguito nei suoi corsi di psicologia positiva da tantissimi alunni, pensa. E ha scritto diversi libri, per dare appunto risposta a un suo bisogno personale, nel senso che lui si definiva come una persona tendenzialmente a questa pressione, a questo perfezionismo. Quindi ha fatto molte ricerche e sviluppato della letteratura, per poter aiutare altre persone che vivono le stesse esperienze e situazioni. Certo. Ok, quindi quello che lui ha fatto è stato creare un concetto che è come il polo opposto a quel perfezionismo, che è appunto l'ottimalismo. Iniziamo però dalla parte perfezionista. Abbiamo visto che le persone sono rigide, sono meno flessibili, meno aperte all'esperienza nella loro mentalità. È uno degli elementi che elenca e che di solito quando si pongono un obiettivo lo vedono come su una linea dritta. Ovvero io ora mi trovo qui e voglio essere là in futuro e se io mi sforzo tantissimo, impegno al massimo,
ci arriverò velocemente, in maniera dritta, lineare, senza imprevisti. E quando si presentano questi imprevisti o qualcosa va storto, ecco che si attivano queste emozioni negative e la persona cerca di evitarle o rifiutarle in qualche modo, perché non gli piacciono ovviamente, perché qualcuno non sta facendo anche le cose bene e quindi non sta collaborando in maniera adeguata. Certo. Oppure mi sento in colpa perché sono io che non sto facendo bene quello che devo fare. Tal Ben ci dice anche che in molte occasioni gli obiettivi che si pone la persona perfezionista sono spesso poco realistici, sia per la quantità che per il tempo, perché magari si danno troppo poco tempo o perché vogliamo fare troppe cose, ok? Sì. E non hanno ovviamente il tempo necessario per farle tutte. Questo è davvero molto molto frequente. Quindi è come un rifiuto al successo, se ci pensiamo, perché si sta ponendo degli obiettivi quasi impossibili da raggiungere, ok? Questo è quello che certo. possiamo dire sul polo più perfezionista. Ora cerco di spiegare l'altro polo, ovvero l'ottimalismo. Okay? Potremmo spiegarlo come una persona che vede la sua linea come una spirale, ok? In modo che se io sono qui e voglio arrivare qua, in questo punto, dovrò già mettere in preventivo che dovrò girare perché per qualche motivo non sono più riuscito ad andare dritto. Dritto, sì. Poi continuando magari un'altra volta dovrò girare da quest'altra parte, quindi vado a fare quella spirale virtuosa ed è proprio questa apertura mentale che mi permette di essere consapevole che con la mia positività, mettendo in preventivo che ci sono dei comportamenti alternativi, con la mia persistenza alla fine arriverò dove voglio arrivare. Certo. Magari ci metto di più. Ed è quello che il perfezionista non considera, e che magari avrò anche dei momenti difficili durante il percorso, ma lo percepisco come qualcosa di normale, di necessario. Quindi non è qualcosa che mi crea disagio, fa parte insomma del percorso. Chiaro. È come usare un mobile, ok, che si sporca, lo pulisci, lo pulisco e lo torni ad usare, certo. ovviamente. Questo sarebbe l'ottimalista, questo fa sì che si coltivi una mentalità dove possano starci tantissime possibilità, quindi una maggiore creatività che ti permette, quando ti relazioni con gli altri, di avere anche qui quell'apertura mentale quando ci sarà bisogno di promuovere una certa collaborazione, ok? Questo certo. può essere il suo punto di vista, il mio, quello di un altro, insomma, ritardando un po' di più, ma il cambiamento fondamentale nell'esperienza emotiva che si vive. Certo, sì, sì. Cioè in come io vivo quella transizione dove io mi trovo e nel dove voglio arrivare. Questo è molto bello in teoria, ma per portarlo nella pratica e alla realtà vi invito a fare uno esperimento che tra l'altro è stato già testato e validato, sì. e poi ti voglio fare ora appunto due domande che andranno a dimostrare quella ricerca a quei due gruppi differenti a cui in quell'occasione hanno fatto le stesse domande. Vai. Ok, sei pronta? Sì, sono prontissima. Okay. La prima domanda è, pensa un attimo. Sì. Alla canzone più bella che tu abbia mai ascoltato in vita tua, alla tua super canzone preferita. Ce l'hai in mente? Difficile scegliere, ma sì, ce l'ho. Perfetto. E l'altra domanda sarebbe invece di pensare e scegliere un'altra canzone che ti piaccia, che sia per te una bella canzone. Sì, questa è più semplice, ce l'ho. Ce l'ho già, sì. Oh, molto bene, sì, ecco esattamente quello che è successo in questa ricerca è quella latenza, ok? Ovvero quanto ci metto a rispondere a quelle due domande. Dove pensi che era molto più lunga il tempo di latenza? Penso quando solo ne puoi scegliere una e solo una risposta è quella giusta. Esatto. La pressione è molto più forte. Cioè mi sto già stressando pensando, forse questa, ma no, la migliore è questa, ho eliminato quest'altra. Infatti mi sono stressata tantissimo. Esatto, sì. E pensare che lo stiamo facendo con una semplice canzone, infatti. Che non ha nessun impatto con la nostra vita. Ma pensiamo quando bisogna fare un cambiamento o scelta di vita importante. Il blocco è ancora molto, molto più grande. Voglia. Quindi questo mini esperimento che abbiamo fatto tra di noi ci fa capire come in ambiti più importanti della nostra vita possiamo essere meno efficaci. Praticamente è l'opposto di quello che solitamente crediamo, ovvero che quanto più ci sforziamo e più andiamo verso la perfezione, più saremo efficienti. Invece non è proprio così. Come abbiamo visto con questo esperimento, nel come posso metterci di più nel trovare la risposta. Okay? E qui Tal Ben Shahar ci consiglia di scegliere l'ottimalismo. In parole semplici stiamo parlando della paralisi che si crea per l'eccessiva analisi.
In effetti spesso ci blocchiamo per decidere quale sia la migliore canzone di sempre, ok? Qui è importante utilizzare due parole chiave: controllare o fidarsi. Quando siamo persone perfezioniste è come avere un pezzo di puzzle in mano, ok? Dove ci manca solo un pezzo. Quindi pensiamo automaticamente che il pezzo debba per forza andare lì. E quando questo non succede, soffro molto e provo molta frustrazione. Invece devo fidarmi che questo processo mi porterà a un risultato. Sì. Ovvero l'importante è che tu ti attivi verso quel processo, il tuo obiettivo, anche se il risultato può arrivare o no, non arrivare. Chiaro. In terapia utilizzo molto con i miei pazienti il termine di tolleranza alla frustrazione. Pensaci, le persone sono abituate a sforzarsi e avere un risultato. Studio, passo l'esame, lavoro bene, mi rinnovano il contratto. Ma la vita, sappiamo, ahimè, benissimo che non sempre funziona così e che purtroppo la vita non è sempre giusta. Quindi cosa succede quando facciamo bene il processo? Quindi quando, per esempio, io lavoro bene e non mi rinnovano il contratto? Quindi non ottengo quel risultato desiderato? È lì che possiamo parlare di tolleranza alla frustrazione. Ci sono persone che lo provano quando sono più giovani, ma io trovo maggiormente in persone adulte, che sono altamente perfezioniste, che sono abituate a quel valore adattivo del perfezionismo, ovvero mi sforzo tanto uguale ottengo risultati. Mi è capitato comunque in qualche seduta di trovare ragazzi già a 18 anni che devono lavorare sulla tolleranza alla frustrazione. Se dovessimo utilizzare metaforicamente due materiali, potremmo dire che il perfezionista è come il cristallo, che è rigido ma anche molto fragile, mentre invece una persona ottimalista è una persona più flessibile, potremmo dire come la gomma o la plastica, quindi molto più resistente, è molto più flessibile, malleabile. Quindi non c'è bisogno di sapere già come andrà la fine del film. Hai bisogno soltanto di sapere, se ti dovessero capitare delle difficoltà imprevisti, che sarai sempre disponibile ad affrontarli. Chiaro, chiarissimo. Beh. Abbiamo parlato del perfezionismo e abbiamo parlato dell'ottimalismo. Come possiamo passare, ovviamente un po' alla volta, da una parte all'altra? Cioè, come possiamo, insomma, smettere di essere così tanto perfezionisti? Ti interessa, insomma, vedo che sei curiosa. Sì, assolutamente sì. Ok, guarda, io qui utilizzerei una regola che si chiama la regola del 75%, ovvero che quando le cose sono da 7,5, le cose vanno benissimo così. Già puoi consegnare il lavoro svolto. Come cambia questo con l'idea tradizionale che abbiamo, che ascoltiamo come convinzione popolare? Tipo, anziché fare le cose a metà o fatte male, non bisogna neanche farle. Oppure, se non sei sicuro, non rischiare neanche. Quando in verità è esattamente l'opposto, perché in verità il meglio non è nemico di qualcosa di positivo comunque. Quindi possiamo utilizzare quella regola del 75% e vedere quando qualcosa è fatta bene appunto al 75%, già la possiamo considerare un lavoro ottimale, perché altrimenti ci possiamo bloccare in quella paralisi che abbiamo detto prima. Un altro aspetto importante da tenere in considerazione riguardo il perfezionismo è la qualità, e che dobbiamo imparare a tollerare gli errori, sia i nostri che quelli degli altri, ok? Perché spesso quando noi abbiamo questa tendenza, senza volerlo, cerchiamo anche quella esigenza anche dagli altri, ok? Questo mi sembra fondamentale averlo chiaro. Infatti ti voglio raccontare un episodio che mi è capitato giusto una settimana fa. Una ragazza in sessione, una ragazza giovane, minorenne, che uscendo dalla seduta doveva consegnare un foglio firmato da sua madre e l'aveva dimenticato. Lei chiama sua mamma al telefono dicendo questa cosa e sua mamma l'aveva ripresa subito per questa cosa e le aveva dovuto buttare giù il telefono perché stava davvero iniziando a parlare e a riprenderla troppo. Okay? E una volta buttato giù il telefono ha cambiato completamente il suo stato d'animo, dall'essere tranquilla ad iniziare a dire cose a se stesse a voce alta, molto critiche, molto dure: sono un disastro, non ne combino mai una di giusta, mia mamma ha proprio ragione, ok? Quindi potevi vedere tutta la sua energia e postura e il suo atteggiamento, cioè tutto quello che si era cercato di costruire, boom! Crollato, è venuto giù. Quindi è quando diciamo che quel 20% di cose che diciamo, lo diciamo senza purtroppo mai pensarci, ok? Quindi non è tanto cercare di cambiare l'altra persona, in questo caso nella figura materna, perché non è sotto il nostro controllo poterlo fare, ma sviluppare strategie che ci permettano di porre dei limiti a quelle affermazioni, in quelle situazioni, ok? Quindi in quel momento, essendo vicino a lei, non ho potuto evitare di parlare, ed è lì che le ho detto questo messaggio che mi sembra potentissimo, che tu sei un essere umano, ok? E come umano noi sbagliamo.
non sei la prima persona che insomma si dimentica e entra qui senza il foglietto firmato. Pensa che è già capitato a centinaia di persone di fare la stessa cosa. Quindi in quel momento ho proprio visto quella carica emotiva, quel peso emotivo che andava via piano piano sciogliendosi con quella sensazione negativa, ok? Quindi vedi come questi fattori esterni possono attivare in noi un atteggiamento così negativo, in questo caso quella colpa così potente. Cioè si stava dando delle bastonate così forte, per dirlo in parole semplici, che aveva dentro un grande senso di colpa. Sì, Infatti poverino, sì. ha avuto bisogno di un messaggio per poter mettere quei limiti, no? Riequilibrare quello suo stato. È davvero molto interessante questa conversazione. Approfitto per dire che è una fortuna essere qui con te in questo spazio, perché ogni volta che parliamo del contenuto del podcast mi viene in mente sempre qualcuno o qualcosa che mi è successa, che può essere anche un buon esempio. Ad esempio, ho un'amica. Che adesso mi è venuto in mente, parlando del senso di colpa, appunto, perché lei ha una continua sensazione di colpa e me ne parla in continuazione. E ti chiedo se questo ha a che fare più con il perfezionismo o è più una sua bassa autostima. Possiamo dire che sono interconnesse, ok? La persona perfezionista di solito lo fa perché vuole controllare la situazione e con questo controllo quello che cerca è smettere di percepire sensazioni sgradevoli, come può essere l'ansia, come può essere la colpa, come può essere l'incertezza. E quello che io mi trovo con molta frequenza in sessione è più che altro l'opinione che hanno gli altri su quello che le persone fanno. Okay? Quindi cosa accade che a me interessa di quello che pensano gli altri e quindi cerco in tutti i modi di fare il meglio possibile per fare in modo che io possa controllare quella variabile e avere più probabilità di successo. Però ahimè, se ci pensiamo un momento, ci sono tantissime variabili che non dipendono da me, che condizionano quel possibile risultato positivo. È lì che si attiva spesso quella frustrazione della quale parlavamo prima. Quindi credo che qui un punto molto importante da tenere in considerazione è renderci conto che quando stiamo mostrando un atteggiamento perfezionista, è molto spesso determinato dall'importanza che diamo a quello che gli altri pensano su quello che stiamo facendo, e non tanto come valuto io quello che sto facendo. Ed è lì, Roberta, che c'è il collegamento con l'autostima, appunto, che nominavi prima. Cioè, sto ponendo l'attenzione sugli altri riguardo il mio valore e quanto valgo. E così facendo dovrò stare tutto il tempo dimostrando sempre agli altri se sono una persona di valore oppure no. Okay? Stiamo parlando del grado di accettazione che hanno le persone, appunto, tornando al discorso del perfezionismo e di cercare di avere tutto sotto controllo. Io lo vedo nelle sessioni quando, per esempio, le persone mi raccontano che devono organizzare una cena con gli amici e devono sapere perfettamente quanti saranno gli ospiti, cosa dovranno preparare come primo, secondo, dolce, eccetera, Altrimenti vanno eccetera. in ansia, mi ricorda Ti ricordo, qualcuno. perché appunto hanno bisogno di tenere tutto sotto controllo, ok? Quindi in un certo senso maggiore l'insicurezza personale, maggiore il grado di perfezionismo. Per quanto riguarda invece la colpa, che è un'emozione non tanto utile e che spesso limita tantissimo le persone, possiamo considerarla come un'emozione collettiva. Okay, che deriva dalla nostra cultura giudaico-cristiana addirittura. Addirittura. Esatto. Cioè sentirci colpevoli in qualche modo. Penso un momento alla religione e a cosa ci dicevano già da piccolini, inducendo quella colpa per i nostri pensieri e comportamenti. Sentendoci Peccati. giudicati, appunto, in questo caso da un'entità superiore che ci giudica. Ma se ci riflettiamo, in fondo il giudice ultimo dei nostri Siamo noi. comportamenti siamo noi Sì, stessi. infatti. Perciò ci sono moltissime meno cose per cui sentirci in colpa. Ma nella realtà, nella nostra vita, dobbiamo appunto sentirci in colpa solo se abbiamo avuto l'intenzione e la volontarietà di fare del male ad un'altra persona, ok? Quindi dobbiamo tenere sempre presente l'intenzionalità dei nostri comportamenti, perché non ci possiamo sentire in colpa allo stesso modo se abbiamo calpestato un piede con l'intenzione di farlo o se appunto non l'abbiamo fatto apposta. Cambia Assolutamente sì. completamente. Quindi tornando al discorso che dobbiamo essere sempre perfetti, dire sempre la cosa giusta, dobbiamo soltanto tenere in mente che siamo esseri umani. Il concetto è chiarissimo, Molto bene. ma volevo parlare adesso della parte più pratica, che come sai mi piace tantissimo e lo faccio lanciando una sfida. Sei pronto? Prontissimo. Bene. Se io questa settimana
mi volessi dare un obiettivo di essere, ad esempio, più ottimalista, che tra l'altro mi piace tantissimo come parola, me lo inserisco subito nel mio vocabolario, come posso riuscirci e cosa posso fare nel concreto? Iniziando magari con qualcosa di semplice, come magari avere a disposizione un esercizio e tre consigli. Okay. Beh, sì, il primo consiglio chiave è notare innanzitutto il proprio dialogo interiore. Sì. Ovvero come interpretiamo le cose che ci accadono. Cioè se ti fanno essere troppo perfezionista perché magari hai quella potenzialità della qualità molto presente. Se il tuo dialogo interno è limitante, io consiglio sempre di farsi due domande. Vai. La prima in questa situazione concreta, l'ho fatto apposta e con l'intenzione di... Ok? Sì. E la seconda domanda invece è, in questa situazione concreta, mi serve a qualcosa? Mi è utile criticarmi e autoinfliggermi giudizi negativi? Questa seconda chiave c'entra con i benefici secondari della colpa e del perfezionismo, cioè nel sentirci così male per aver sbagliato o non aver ottenuto un certo risultato. Noi umani otteniamo comunque alcuni benefici dalla colpa, come appunto questi benefici secondari. Quindi quando ti senti in colpa per qualcosa che ci è stato insegnato dalla religione e facevi un peccato, devi in qualche modo scontare quel peccato con una penitenza. Quindi la persona pensa, siccome mi sento così male per quello che ho fatto, in qualche modo, sentendomi così in colpa, sto scontando in qualche modo la mia colpa. Ma questo purtroppo facilita però che tu ritorni ad avere quel tipo di comportamento, perché ti senti inconsciamente che stai scontando già le tue pene con il tuo sentirti male, appunto, in colpa, ok? Sì, sì, sì. E la terza chiave che voglio darvi sarebbe quella che si associa a quello che abbiamo visto prima, ovvero fidarsi o controllare. E questa è una domanda che uso spesso in seduta con i miei pazienti, che è: hai mai fatto qualcosa di inaspettato o non pianificato che ti abbia procurato benessere? E solitamente la risposta è sempre un sì, ok? Cioè non sempre bisogna avere tutto sotto controllo, tutto pianificato. Ci sono ovviamente delle aree della nostra vita che è importante pianificare, perché ci troviamo di fronte a degli impegni o doveri che appunto siamo obbligati, per esempio arrivare in orario al lavoro, o altri aspetti lavorativi perché possono chiedercelo avendo certe regole. Ma un'altra cosa è che in altre aree della nostra vita, come in quella familiare, e amicizie, dove non c'è assolutamente bisogno di avere tutto sotto un rigido controllo per poter godere di quei momenti. Quindi il mio invito è proprio quello di abbassare la potenzialità del perfezionismo, incrementando la qualità di riuscire a improvvisare, di tollerare l'incertezza. Quindi tollerare l'incertezza. Okay. E per finire voglio proporre un altro esercizio che io propongo in sessione, e sarebbe uno esperimento, ok? Ovvero per una settimana in tutte le aree della tua vita, quindi il tuo lavoro, la tua famiglia, i tuoi amici, ovviamente con te stessa, ed in tutte quelle aree fare le cose per ottenere un voto di 6,6. Sì. Ok? Sì. È probabile che la nostra mente si attivi con dei pensieri del tipo: cosa? Così farò delle schifezze perché io so fare le cose molto meglio. Come è possibile fare quelle cose con quel livello di qualità? Come posso presentare un progetto da 6,5 se io di solito lo faccio da 10 o da 12? Oppure come posso pensare di organizzare una festa di compleanno solo da 6,5? 6,6 insomma. Sì. Bene, io dico sempre lo stesso con tutti, che non è che dobbiamo sposarci con nessuno in questo caso, quindi open mind, apertura mentale, sperimentiamo solo per una settimana della nostra vita, ok? Solo una, dalle centinaia insomma che dovremmo ancora vivere. E da quel punto di partenza quello che io consiglio sempre è non notare solo il comportamento osservabile, ma notare quello che sentiamo interiormente ogni volta che riusciamo a farlo. E come cambia appunto quella sensazione dalla prima volta alle volte successive. E mi piacerà infatti leggere i commenti e le vostre domande nelle reti social per poter dare delle risposte, perché è un esercizio che a molti pazienti ha aiutato tantissimo a trasformare le loro emozioni. Quindi ecco qua la sfida di questa settimana. Bellissimo! Mi volevo collegare a quello che hai appena detto, perché giusto ora stavo già pensando a come riuscire questa settimana ad arrivare a un 6,6 in tutte le aree della mia vita. Wow. E quindi sarei felicissima anche se chi ci sta ascoltando possa scriverci attraverso Instagram, Facebook, YouTube, nella nostra piattaforma podcast, per dirci come si stanno sentendo, se credono di essere un po' troppo perfezionisti o meno. Cosa pensate dell'ottimalismo, così per condividere insieme agli altri le esperienze, magari sentirci in buona compagnia.
Abbiamo parlato di tantissime cose e non so se volevi dire un'ultima cosa, magari che bisogna sottolineare per ricordarcelo meglio. Sì, io ricorderei la frase per iniziare a interiorizzarla nella nostra mente, che Qual siamo esseri umani, è? Eh sì. quindi abbiamo il diritto di Eh sbagliare. sì. Solo con questo stiamo piantando un seme, un semino che crescerà molto bene per nutrirci e farci sentire bene con noi stessi. Bene, accolgo pienamente questa frase sentendomi già un pochino più tranquilla Beh, beh. come essere umano. Ti volevo ringraziare per essere stato qui con me anche oggi, Grazie a te. condividere questo spazio con tutte le persone che ci seguono. Sto già aspettando la settimana prossima per un nuovo podcast, non voglio anticipare molto, ma parleremo della gratitudine, del potere della gratitudine che è considerata come, pensate un po', vaccino contro il pessimismo. Quindi ci vediamo la settimana prossima per vederlo insieme. Spero davvero che vi sia piaciuto questo intervento e nulla, ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo Ciao. presto, Ciao arrivederci. a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Se questo podcast ti è piaciuto e vuoi contribuire al benessere degli altri, condividilo e non perderti nessun contenuto. Iscriviti alla nostra mailing list che trovi su yep.es/it e seguici sui nostri canali social.